non si deve solo pianificare, ma anche credere. E loro ci hanno creduto. Complimenti per la promozione di Messi. E diamo anche una medaglia a questa ragazza. E festeggiamo oggi sulla terra. Non penseranno. Felicissimi, si fa festa da 7 giorni e non ci stanchiamo. Dopo 15 anni essere di nuovo in Serie B è una cosa troppo bella e troppo grande per questa società, per questa città, per me, per noi, per tutte queste splendide ragazze che hanno disputato un anno bellissimo e hanno chiuso con i play-off, con una gara vinta a Torretta dove non era facile ma siamo stati bravi. Qual è invece lo stato di salute della Serie B2 in Calabria o nel Meridione? Guarda, la B2, il girone mi sembra H o I, sarà l'ultimo girone, diciamo, metterà dentro tutte le squadre della Sicilia, della Calabria. Se non arrivano a 14 squadre prenderanno Puglia e Campania. Dalla Calabria siamo in 4 a ora. Però magari tra qualche giorno nello scambio di titoli può darsi che c'era qualche nuova squadra della Calabria, almeno questo è il mio augurio. Le lascio la parola, immagino la soddisfazione, l'emozione e la gioia. Enorme, condividerla poi con la città di Crotone, in una festa nazionale dello sport, con tutte le scuole di sport di Crotone e provincia, significa che lo sport parte dall'agonismo non per arrivare ai settori giovanili vivai, ma sono i settori giovanili, i settori dei vivai che mantengono lo sport agonistico. Quindi è una grande soddisfazione, noi crediamo che lo sport bisogna farlo a livello giovanile per sostegno di quelle che poi sono le attività sociali di una città. La Pallavolo Crotone Gerardo Sacco in questa annata ha dimostrato che con un'attenta programmazione e stando sempre con i piedi a terra si possono raggiungere grandi traguardi. E poi molti parlano di questo spogliatoio fantastico, non solo per la promozione in Serie B2, ma già dall'inizio dell'anno si è parlato molto di queste ragazze. Ma il nostro slogan è sempre stato: la pallavolo è una grande famiglia, e dal tecnico che ha saputo fare il fratello maggiore, Romina Pioli, Anna Bareti, e per nominare le senatrici della squadra, hanno saputo abbracciare tutte quante e dargli quella tranquillità, serenità che in alcuni momenti è servita, e naturalmente tenere vivo l'interesse anche nelle giovanissime atlete e farle sentire una del gruppo. Poi il mio impegno è sempre stato questo, tenere questa società al di fuori delle polemiche, delle critiche, ma vivendo la propria esperienza per poter raggiungere come oggi quel successo della Serie B. Dire, è una settimana che festeggiamo, siamo la contentezza, siamo contenti del lavoro fatto durante l'anno e alla fine siamo riusciti nel nostro obiettivo. Questa Serie B, tutta meritata, penso, vinta, sudata contro un grande Torretta, però alla fine l'abbiamo spuntata noi. Ma come capitanare queste ragazze? No, quest'anno è stato uno degli anni più belli che ci sia stato in palestra, un grande gruppo, anche nei momenti difficili, di difficoltà, siamo sempre rimaste unite e è andato tutto bene. Il fatto che essere anche in un certo senso ed è stata molto bella, ci ha fatto anche diventare compatte come gruppo. Sarà difficile dimenticare questo anno? Sì, sarà molto difficile. Beh, un gruppo unito, sicuramente molto unito, perché siamo riusciti appunto a vincere finalmente questo campionato. Il capitano è un buon capitano che è riuscito a portare avanti una squadra del genere. Come si prospetta adesso questa B2? Spero bene, lo spero per tutte. Forza Pallavolo Femminile Crotone. Questo sempre, è sempre stato e sarà sempre per noi così. Forzissima. Sempre, sempre. Forza Pallavolo Femminile Crotone. Forza Pallavolo Femminile Crotone.